Sai quante volte io ho fatto del lavoro? Sì, me l'ha scoccato. Sento delle Jones. Boh, non sappiamo cosa sia successo. Sento Jones. Sento Jones. Ah, okay. Sento Jones. Magari c'era il moltiplicatore 0.1 round. Giusto. Sì. Madonna, va bene, va bene sta regia, va bene sta regia, va benissimo. C'è un veramente schifo. Vabbè, è iniziato adesso, okay. Winner Semis. Tutto perfetto. Tutto perfetto. Iniziato il dash attack, ha già cercato un fair. Ovviamente la skin di Ale, bellissima la skin di Kay. Sì. Forse molto la migliorata. Verde mi piace di più. Sono molto migliorate le skin, sì, di Kay. Le skin di Sonic invece sono sempre terribili. Sono sempre uguali, Madonna. Sono tutte uguali. Tutte le ossie di Sonic. Madonna, un train di Bear da parte di Sonic. Allora, penso che l'unica cosa con cui ha problemi Sonic in questo gioco è killare. Beh, più o meno. Ho visto, cioè, giocando contro il gelo capita spesso di morire ad altre percentuali. Allora, ti dico, dipende soprattutto perché contro un Heavy hai il Fair, sì. Offstage, l'altro non può fare molto per evitare. Soprattutto sì, Donkey Kong, che non è che può andare basso e passarti, no, chiaro, sotto. Chiaro. E già si vede. Infatti, Oltretutto a Ledge ha molti problemi Donkey Kong contro Sonic, ma in generale molti personaggi contro Sonic hanno preso la prima stock Legendary Get Up. Il backer di Sonic sempre forte, la forward smash, sì, la forward smash di Sonic in suo gioco un po' peggio rispetto a Smash 4, sempre, ma comunque buono, con molto range, molto sì, veloce, sì, 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 sì. Madonna, quante me ne sono prese da Tuna, troppe. Ok, DK adesso deve riuscire a killare, bello. Ma Bekair di risposta un Bekair leggendo il Dare, molto bene. Quindi siamo già in best of 5, assolutamente, sì. Perché è tutto giocato in best of 5. Quindi siamo già meglio dell'Ivo, che fa solo le winner, cioè le finali in best of 5. Che ha puntato la forward smash per leggere la, per coprire l'atterraggio. Che pressione, okay, che mette. Sì, ma molto bravo Ale a ritardare il recupero, soltanto che non il giant punch non connette, lo lascia scoperto ancora offstage, è offstage da molle. 2 minuti. Ok, ok, meno male, è riuscito a vincere il trade, prendere il trade. Qua si vede anche la mancanza proprio di opzioni veloci da parte, sì, di Donkey Kong. Che brutta questa situazione. Ma poi sembra, oh, proprio. Cosa? Cioè, Sonic è aggancato. Sì, ha aggancato. Perché dipende. Dipende da come. Bel Nair. Però non sarei andato offstage, onestamente. Non lo so, ma bella, bella adesso pressione su scudo. Cioè, ha più è che senso proprio rischiarla. Con quelle molle, cioè, ti cucina Sonic. Sì. Dice non torni ma non muori, ah, perché non punisce, non punisce, non punisce. Manca, okay, left smash che avrebbe, siamo preso praticamente even ora. Sì, ok, bella pair, ti vado all'edge, rimane un shit, ok, bello, interazione, oh, particolare, stavano tentando tutti di prevedere i movimenti dell'altro, quindi c'è stato un momento di AI strano, probabilmente si aspettava, sì. Ok. Oh, ok, forse, oh, il Bekair là. Bello, bella Bekair. Ok, perfetto. Bravo Ale, bravissimo. Adesso Tuna deve riuscire a prendere la stock e non tecca. Vabbè, cioè prima o poi sarebbe dovuto succedere. Abbiamo un urlo da parte di qualcuno. Si può poppa. Pop off di Da Buzz. Adesso, allora, nella fase iniziale della partita Sonic fa un sacco di danni in maniera molto facile, sì, su DK. Cioè vediamo già Madonna quella prova smash, e adesso che, okay, bruttissima posizione per la sbarra. È stato anche molto intelligente questo pick. Non so quanta esperienza abbia con Sonic. In questo, quello era, la sbarra ha vinto l'interazione letteralmente, sì, premendo da un pin. E non è zero su it, pensa. Ok, ancora. Ah, ok. Manca questa punish, un po' di. Ma lo sai che probabilmente ha fatto. Oddio! Che schiaffone! Che schiaffone! Ho letto tutto e abbiamo la sbarra 1-0. Probabilmente vedremo un switch. Perché secondo me Joker potrebbe fare estremamente Joker bene. Joker l'abbiamo già visto vincere facilmente il matchup.
più che altro per cambiare PGA con Wolf anche. Può darsi. Invece ok, no, vediamo lo stesso. Ma ciao. Hanno entrambi, sono entrambi decorati di giallo. Cioè, Sonic ha le scarpe gialle e DK ha la cravatta gialla. Sono abbastanza ben abbinati. Ok, cerca la B per uscire dalla combo, non viene punito. Peccato per quel Nair. Un up special un po' impanicato prima. Ok. Mi dà fastidio Lylat. Ah. Che sia così buia. Sì, vabbè. Ma Lylat non ha niente di buono. Silenzio. Non ha letteralmente silenzio. Niente di buono. Questo. Come ha colpito? Ok. Adesso. È iniziato dipende un letteralmente, po' più even rispetto... Sì, ma dipende letteralmente da chi riesce a prendere prima la stock. Sì. Ovviamente. Cioè, Sonic ha più difficoltà. A meno che non venga edgeguardato male di Kay. Eccolo. Ecco, ok. No! Cos'era? Ma perché giochiamo ancora su sto stage? Silenzio. Perché giochiamo ancora su sto stage? L'ha colpito. Dai, ma che schifo. Vabbè, ok. Però, torna. Cioè, pensa quanto è lame tuna. Ha proprio deciso contro il piccolo Island. Sì. È giusto così. È giusto così. No, ovvio che sia giusto così. Oh, che tra l'altro prima avevo visto un bellissimo Ken da sì. Parte di turno. Sì, sì. Però non so se ha intenzione di uscirlo in turno. No, non penso. Cioè, a parte Donna, che paura con le forward smash. Mamma mia, quanta pressione fanno. Bello. Ok, dice Suka. Madonna, quanto è forte. Ok, quella. Dice Suka. Non ho visto, non mi sembrava stesse meshando però. Non ho visto. No, infatti. Scuotersi. Ottimo, usa la pair. Oddio, oh. Ok. Ha usato la pair. Non sarebbe comunque morto perché con la. Con la B sarebbe tornato. Un la sbarra molto, molto in forma. Secondo me, game 3 se lo perde Switch. Però Sonic comunque. Riesce a catturarlo con la B. Sì, dipende. Adesso è. Ok, trova la kill, okay. Grosso vantaggio da parte di Tuna Link. Diciamo che DK ha un buon comeback factor, ma Sonic è veramente forte a mantenere il vantaggio. Perché camper estremamente bene, sì. Veloce, può fare quello che vuole. Edgeguarda benissimo, oh, DK. Prova a raggiungere. Ha provato a leggere un salto, in realtà era molto intelligente come cosa. Si vede anche tutta l'esperienza di Tuna, che sicuramente. È appunto uno dei migliori giocatori d'Italia. Da Smash 4. Bella grab. Rimane molto in scudo la sbarra. Sì, quando... deve. Ma perché Sonic fa tantissima paura. In questo gioco shilpocca molto. Può fare tanta pressione su scudo comunque. Incute molto molto timore. Bella read, okay. Bella read. Sì, c'è la kill. Abbiamo Ale in svantaggio di 100%. Potrebbe essere edgeguardato malissimo da Sonic. Bravo a edgeguardare. Ma lo sa. Non sono errori che commette. Madò. Ok, bruttissima posizione per la sbarra. Davvero bruttissima. Lo prende con la molla. Continuerà lo prende così, con un'altra molla. Sarà veramente difficile tornare. Che pazienza. Sì. Ma è giusto, ok, bravo. Riesce a tornare, grab al ledge, ottimo pair per riconquistare lo stage. Sta fisciando la sbarra un po' troppo. Però è anche quello che deve fare. Oh! Che clutch! Che clutch! È letteralmente sto matchup. Beh, onesto. Onestissimo. Tutta rage. Cioè letteralmente 2-0 per Ale. Cioè letteralmente perdi tutto il game e poi di indomito. Vabbè, ma è Levi, cioè. Per forza. Levi per proprio antonomasia. Si torna sull'Highlight, davvero? Qua vediamo Joker. Però vediamo Rob. È uscito Joker. Sai oggi? Che non l'ho visto.
Ed era uno dei suoi personaggi sì. che volevo vedere di più, perché Joker è proprio bello da vedere, secondo me. Fun. Cioè roba anche. Però Joker, Joker è molto elegante. Cioè, io dico, assomiglia molto a Chic come gameplay. Sì. Cioè, nel però senso. Sì, però funziona. Però funziona. Sì. Sì, è vero. Sono abbastanza d'accordo. Lì fai le tue combo, c'hai cioè i drag down robe. Quindi siamo tornati sull'Ilat che non ha bannato, quindi. Ma penso sia. Allora, aspettandosi probabilmente un Sonic. Sì, diciamo che questo Rob è chiaramente un comfort pick, perché penso che sia uno, cioè il personaggio migliore probabilmente di Tuna. Non so se gioca, però comunque da inizio a Ultimate mi sì. pare che sia quello sì, che sì, ha giocato sì, comunque sì. di più. Quindi probabilmente anche per, cioè lo conosce bene, qua vediamo già. Ottimo. Tra l'altro la DI sulla per è sempre difficile sì. di Rob. Quindi sì, è sicuramente un comfort pick che si sta dimostrando buono. C'è da dire che deve fare il reverse trio, ma giusto. Tuna non sarebbe la prima volta per lui. Assolutamente no. Il fatto è che adesso sì, vedremo un Lasbara che dovrà adattarsi il prima possibile. Soprattutto agli oggetti, al gyro, al laser, alle grab, perché Sonic non è un personaggio che grabba tanto, mentre adesso il game plan cambia completamente. Oh, ha tantato. Ok, si pompa. Tossico. Tossicissimo. Tra l'altro anche Rob è abbastanza pesante. Sì. Che vuol dire? Che sta sempre decidendo di mesciare, che forse non è una scelta così sana. Bella DI. Sì, avesse fatto questa DI sì. prima. Ok, madonna. Coraggiosissimo. Adesso allegge con il gyro sì. È brutto. Dovrebbe forse fare get up attack, che è invincibile in. Invece okay, riesce a uscire. Oddio! Che marcio! Che schifo sto stage. Ottimo, però non mix appare. Cioè pensa cioè questo scimmione che allora. Tira una roba sopra e sbatte sotto. Va bene. È davvero consistente con le cargo la sbarra. Davvero davvero consistent. Torna. Madonna, riesce okay. a reversare completamente la situazione. Ma è molto bravo a recuperare tanto. Poi il Rob permette tanto. Non mesh up. Smash anche avrebbe sì. meshato sì, avesse sì, meshato sì. Anche cioè Rob comunque può mix upare tantissimo la sua recovery con la B, con cioè togliendo la B, scendendo un po', può fare veramente tanto. Pecca, ottimo. Ok, qua è tutta l'esperienza. Veramente è una partita di calibro altissimo. Sì. La sbarra PR nazionale quando? Presto. Quando fa risultati un po' fuori dal Piemonte anche. Ma chi se ne frega di fuori dal Piemonte? Piemonte è importante. Piemonte, esatto. Ok, siamo stock even. Una situazione che abbiamo visto anche prima. Vediamo se questo Rob. Ok, qua sbagliato di AI. Ah, però non è ancora percentuale alta. Dipende. Comunque il adesso 6B sì. di Rob è anche un'ottima kill move. Però Donkey Kong fa tanti danni in fretta. Una delle cose migliori di questo Rob è l'utilizzo della pair. Perché Donkey Kong quando scende per non terra può fare non niente. Ha. Esatto. Non ha praticamente buone opzioni, quindi potrebbe essere anche questo una delle motivazioni del puoi... pick. Ecco, fatti c'è un kill. Amore. Sì. Non puoi tipo scendere sul 6B? Il punteggio? Domanda. Sì, ma non no, come mix up ovviamente. Beh, meno uno, addirittura. no, non può scendere sul 6B. Donkey Kong, cioè, è difficile. Come mix up, proprio. Arriva... Sì, puoi mix, sì, ma... Non ha una grossa hitbox. No, più che altro sfruttare la super arma. Ma no, non mi sembra. Cioè, è come usare il down B quando atterri. Non è che sia. Cioè, puoi farlo. Sì. Sicuramente ti danno un sacco di style point. Ti dirò. Uscirà il wolf. Ci sta pensando. Ok. Sono un po' illuso. No, io sono contento. Comunque è il suo personaggio più consistente. Sì. Indubbiamente è bellissimo da vedere, tra l'altro, questi picchetti. E cioè, il sesso da vedere, cioè. Sì. Cioè,
diciamo che i PC pesanti in generale, dato che comunque non sono comuni e fanno un sacco di porcate quando entrano. Madonna! Oh, Zero to Death praticamente! Che bello! Aia! Eh sì. Riprendersi da questa è dura. Sì. Adesso sta dominando completamente. Mamma mia, Tuna. Quel side B. Il side B di Robe è diventato veramente forte, cazzo. Oddio. Ok. Sì. Okay. Vabbè, comunque per ritornare stavo leggendo la chat. Allora, vediamo un... Ok, ha tentato di leggere la Air Dodge Tuna. Adesso si è veramente ripreso e sì. Questo robo sta funzionando veramente veramente bene. È davvero una situazione terribile. Indietro di una stock, sì, percentuale così alta. Mamma mia. Non si era... bello. No, sta... sì. Gli è entrato un po' nella testa in questo momento. Appunto, adesso vediamo. Ok, non riesce a concludere la combo, non riesce a capitalizzare al massimo. Però Ale deve fare tantissimo lavoro per recuperare questa partita. Ho paura che... cioè, sono molto contento di vedere un game 5, ovviamente. Oh, sì. Ok, tenta di leggere la roll, ma la fa, la ritarda. Cioè, contento come piemontese o contento come streamer, come caster? Ma... primo match game 5, se non poteva farci niente. Tristock, è proprio uno statement questo. Aia. Il punteggio. Tuna in questo match è stato dominante. Sì. No, davvero è un altro Tuna rispetto, sì, rispetto agli altri con game. Quella prima stock ha davvero chiuso direttamente il game. Sì. Perché... sì, 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 sì. Sì. Mamma mia. Qua come al solito è vero che il matchup Sonic DK sicuramente è in ottimo favore per Sonic. Probabilmente sarà tipo un 6-4 o un 7-3 addirittura. Però c'è chi direbbe il contrario visti i recenti asset. Beh sì, è vero. è vero, scusate. Ritiro tutto, vince tutto di te. 80-20. Però il Rob di Tuna è su un altro livello probabilmente rispetto al suo Sonic. Sì, il Sonic di Tuna è ancora molto bello. È molto pulito. Tanto il piccolo stage. Adesso allora non c'è. Non so perché, ma dal dash attack di che non può fare il back air del true a zero, cioè a percentuali basse. Non so, penso che tu possa anche proprio mix appare un altro dash attack. Beh sì, quello sì. Poi non so, magari cercava quello un po' più rischioso. Mm-hmm. Ok, bella, usa il doppio salto. Se avessi spottato quel back air avrebbe ucciso. Quanto usa bene gli oggetti? Tuna ha un controllo dello stage che fa paura con chiunque personaggio utilizzi. Perché tu hai il tuo luogo dove vorresti andare. Vedi, adesso è sceso col down B. Sì. Ci ha ascoltato. Beh, ha funzionato, ci ha preso la stock. Ci ha preso... no, non col down B. No. Ha fatto up tilt. Ah, ok. Però gli ha creato la situazione per prendersi, sì, la stock. Ok, va bene, bravo. Da aspettare, evitare, sì, il Dair, però il back air copre completamente il ledge. Sì. Che forte quel back air. Poi DK è gigante, quindi. Tanto sono molto contento della skin che usa Tuna, che è molto bella anche, sì, quella di Rob. E gli piace il giallo, Tuna. Anche a me piace il giallo, quindi apprezzo. Sì, è un gran colore. Ok. Tira dei colori. Tira. No, no, mi è piaciuto molto. L'animazione è tipo... Oddio! Non poteva far niente. Lì non poteva far niente. Avessi aspettato, sarebbe comunque morto. Sì. Diamo un Rob che risulta overwhelming per Ale. Probabilmente non lo conosce. E si nota anche l'inesperienza nel matchup. Sì. Perché non sta giocando come dovrebbe attorno agli oggetti soprattutto.
Comunque avendo un'Artbox così grossa come quella di DK è anche difficile avere a che fare col gyro, perché sì. ti colpisce anche quando non te l'aspetti a volte. Poi comunque offstage sempre DK succa malissimo, da. E Rob riesce a capitalizzare bene. Poi a questo stage ma dai, ma cosa copre tutto? Bravissimo, oh, bravo a passarci sotto stavolta. Sì, ma anche tu a provarla, perché letteralmente vabbè, è in vantaggio, ha una no, ma infatti ci sta tantissimo. Anche, okay, è giustissimo. Cioè l'hanno resa velocissima quella volta. Ok. Ah, ha provato a uccidere quella backthrow. Sì, ma è presto. Poi Rob è un big boy anche lui. È Dick. Oddio. Bello, non uccide ancora, no, però. È un Ale che non si dà per vinto, che prende la stock e adesso con abbiamo la sour. Sì. Del Bekei. Madonna. Pericoloso quell'up smash a pair che uccide. Li hai sbagliato. È andato troppo dritto. Sì. Bravo Tuna, complimenti a entrambi i giocatori, vedremo.